Sarpilli, London, Raffa. E il numero 33, Corti. Si ricomincia. London, Sarpilli, Corti, poi Ferri, passaggio schiacciato per Sarpilli che trova il canestro, il primo del secondo quarto, parità 22-22. Cuffaro, Pepe da tre, Ferro, rimbalzo per Legnano, Raffa. Si libera di due avversari, Raffa, appoggio dolce al canestro per l'americano e Legnano passa a condurre 24-22. Fontana, Pepe, Sousa, ancora lui, palla questa volta sul ferro. Prova a rispondere adesso Legnano per aumentare il vantaggio. Si ferma l'attacco della squadra biancorossa, soltanto rimessa per la Fortitudo Agrigento. Dentro Cannon, fuori Sousa. Applausi per Sousa. Due triple per lui nel primo quarto. Cuffaro. Palla veloce per la Fortitudo Agrigento, c'è il fallo, primo fallo in questo secondo quarto e rimessa in attacco per il quintetto di coach Franco Ciani. 4 punti in classifica per Agrigento, 2 per Legnano. Fontana in mezzo al traffico, palla alla Fortitudo Agrigento. London fermato da Pepe, time out per la Fortitudo Agrigento. Di nuovo in campo per la ripresa delle ostilità. Legnano avanti di 2 punti, 24-22, parziale di 4-0 per il quintetto di Giancarlo Sacco. Nel primo quarto London ha realizzato 11 punti, ecco il quadrato London. Spalla il canestro per l'americano che va in cielo, il suo gancio non riesce a trovare il canestro. Gran bel giocatore London. Cuffaro. Cannon. Cuffaro. Mezzo al traffico, fino in fondo, poi lo scarico perfetto per Guariglia, si lotta sotto il tabellone del Legnano, alla meglio Agrigento che porta a casa il fallo, credo di London.
si ricomincia, ancora Agrigento in attacco, palla per Cuffaro, Guariglia, Fontana da tre, attenzione, Fontana! Sorpasso fortitudo Agrigento, 25-24, partita bellissima. Raffa contro Pepe, London, lo prende Guariglia, London si alza, Ferro, la palla è ancora lì, attenzione, Cannon giganteggia e poi Cuffaro, altra chance per Agrigento per rimpinguare il bottino. Pepe aggressivo su di lui, Serpilli, poi ancora Agrigento, Guariglia, il suo gancio perfetto, in precario equilibrio Guariglia riesce a metterla dentro per il 27-24. La tripla che non va di Michele Serpilli, classe 99. Adesso comincia a sbagliare più del dovuto Legnano. Attenzione, Guariglia da tre, Ferro anche per lui e poi London per il rimbalzo vagante. Ferri contro il giovane Cuffaro, si va da London che sembra in giornata di grazia. Raffa, gioco ancora fermo, fallo e time out, anzi no, c'è un doppio cambio per Legnano, e sì, è proprio time out, abbiamo visto bene dalla tribuna, time out Legnano. Torna a giocare. Rimessa per Edoardo Fontana. Cuffaro. Pepe, Cuffaro. Corre tantissimo la fortuna di Agrigento. Cannon spara al canestro. Ancora Cannon in mezzo al traffico. Canestro! Super canestro di Cannon che andrà anche al tiro libero per il possibile gioco da tre tutto americano. Eccolo qui Cannon, 29-24 Agrigento, secondo quarto. Non c'è il gioco da tre, rimbalzo poi del numero 16 Davide Bozzetto, ancora Bozzetto, poi Ferri, fallo di Tommaso Guariglia. Si ricomincia, Raffa da tre, Ferro e poi rimbalzo di Jalen Cannon, comanda lui sotto il tabellone, riparte Cuffaro, perché non sono 6 punti in questa partita, gli stessi di Sousa, ma il miglior marcatore del match al momento è Mackinde London con 11 punti.
time out. Ancora gioco fermo al Palamoncada, punteggio di 29 Fortitudo Agrigento, 24 Legnano Basket. 5 minuti e 45 secondi ancora da giocare in questo secondo quarto. Per Agrigento 6 punti Cannon, 3 Fontana, 2 Guariglia, 2 Ambrosin, 6 Sousa, 2 Bell, 8 Marco Evangelisti. Per Legnano 11 di London, 2 di Bozzetto, 4 di Raffa, 4 di Corti, 3 di Serpilli. Gara che rimane comunque equilibrata. Il primo quarto lo ha vinto Agrigento 22-20 dopo un inizio davvero importante e imponente del Legnano, un parzialone di 7-0. Già pronto Pepe per i tiri liberi. Ecco il primo. Ora Simone Pepe. Due su due, 31-24. Ferri. Corre adesso Legnano. In campo c'è anche Sebastiano Bianchi che fa il suo esordio in questa partita con la maglia numero 9. Bortolani. Ferri da tre a segno. L'esperto Michele Ferri, classe 85. E Legnano che sale a quota 27, tra poco doppio cambio Agrigento, Zilli e Bell. Intanto Pepe finta la tripla, poi va verso il ferro, lo scarico per Guariglia che trova il tabellone e trova anche il canestro. 33-27, 4 minuti e 55 secondi al riposo lungo. Attenzione adesso a Ferri che ha la mano calda, palla fuori per il tiro da due di Bortolani, che si è alzato per cercare il ferro e ha provato il canestro. 29 Legnano, 33 Agrigento. In attacco la Fortitudo di Franco Gianni, ha pestato la riga Pepe.